Eccoci qua, come promesso pochi minuti fa, di fronte a Little Big Planet 3. Siamo qui con Jonathan di Sumo Digital. Hi Jonathan. Hello, how are you? Quite fine, and you? Yeah, good, thank you. How are you? How are you enjoying the show? Yeah, it's busy. It's absolutely crazy today. Definitely. So, siamo qui per mostrarvi qualche sequenza di gioco di Little Big Planet 3, nuova iterazione del franchise sviluppata dai ragazzi di Sumo Digital che sono subentrati a Media Molecule. Questa demo io personalmente non penso di averla già vista, quindi probabilmente materiale inedito, uno dei pochi giochi di cui qui alla Games Week c'è qualcosa di nuovo e mai visto prima. Facciamo anche un po' di chiacchierata col team e gli chiediamo quali sono state le fonti i punti di partenza dello sviluppo e quali sono le caratteristiche nuove di questo Little Big Planet 3. So, as you're playing, I would like to ask you a few questions about the game. So, you started from Little Big Planet 2. What did you decide to add to the formula and why? So, obviously we've got the new characters. So you've got Oddstock, Swoop and Toggle, three new characters that you can play with in the story mode or you can play with in create mode. We've got 16 layers now. So you can see here, we can build kind of environments, or you can build environments as well that are a lot more kind of, feel a lot more realistic, feel like you're in a proper place. We've got loads of new tools for the create mode to let you do loads of crazy stuff when you're building levels. Got climbing, so Sapboy can climb. Every character has a specific skill. Well, Sapboy's got more skills than the others. So obviously, he's kind of over the years he's built up his skill set. So Sapboy can use power ups. He can now climb, which is a new feature. He can obviously grab still and jump. The other characters, Toggles. He's a big character. He's a small character. He can walk on water when he's small. He can sink. It's all about his kind of his weight interaction. Swoop can fly, he's a bird. And Oddstock's like a fast wall jumping character, can run up walls, can kind of do really speed runs of levels. Ok, sostanzialmente appunto diceva che sono stati aggiunti tre nuovi personaggi, oltre al Sackboy possiamo impersonare questi altri protagonisti, ognuno dei quali ha delle abilità particolari, cioè uno che può volare, uno che può cambiare forma e quindi trasformarsi da piccolo a grande, attivare degli interruttori, utilizzare anche delle interazioni ambientali legate alla fisica. Il Sackboy resta ancora il protagonista principale, può adesso arrampicarsi, ha sempre i power up che può raccogliere nel corso del livello, e un'altra delle cose importanti è che è stata aggiunta molta profondità al livello, agli stage. Ci sono adesso invece che solo i 3 gradi di profondità, ben 16, e questo permetterà agli utenti di costruire degli stage molto molto più articolati e molto più approfonditi. So are we seeing a glimpse of the story mode here? A glimpse of the story mode? Yes, so the previous level there that I've just exited was the what we call hubs. So instead of the traditional LBP structure of you go from level to level to level, we now have basically three hubs and you can explore, and you have critical path levels that you have to go into, and in those levels you'll have objectives to do. You can get power-ups, that you can build up your power-ups as you go through the story. So I've just collected the hook hat there, and that gets added to my stat pocket. So now you've got a persistent inventory. So it's kind of a little bit like Metroid-y, Zelda-y kind of thing. And you can use these power-ups in earlier levels. So I can revisit a level with, I don't know, say for example, this hook hat, and I can access things that I probably couldn't have accessed the first time around. So there's some really cool gameplay out of that. This is one of the new power-ups. So this is the hook hat, which allows you to ride on rails. You get some really cool fast gameplay out of it. And it's really nice use of the layers. You can see you kind of go into and out of the screen. Ok, quindi vi confermo che questa build non si era mai vista, quindi finalmente qualcosa di inedito anche qui a Milano, alla Games Week di Milano. Si è visto ad esempio che il Sackboy nel corso dei livelli può raccogliere dei power up da selezionare grazie ad una sorta di weapon wheel, che quindi gli permetteranno di scegliere di volta in volta quale gadget utilizzare nel corso di uno stage. Questo casco con una sorta di rampino o un magnete
permette quindi di muoversi, di attaccarsi a delle rotaie che assomigliano un po' alle sky rail, diciamo così, di BioShock Infinite, schizzando da una parte all'altra del livello. E questo stage mi sembra che dimostri un attimino quanto molto più dinamico e rapido e concentrato anche sulle fasi platform sia Little Big Planet 3. This is not the first time I saw the game, and it looks like this chapter is a little more focused on the platform. This level is, yeah. So this is one of the main story levels. So one of the main Sackboy levels. And basically, the structure is you have to, for each world, each hub, unlock work to unlock the character. So when you've unlocked the character, say for example in this one it's Toggle, you can then explore the hub as Toggle, and with the power-ups as well. So there's a lot of exploration, there's a lot of hidden content that as you go through and unlock things. You can find as well mini games. Yeah, exactly. Yeah, I mean these levels. You find these in the hub. You'll also find little mini levels as well, mini games. You'll get, we call them quests, but they're more kind of like little challenge rooms. So you have a quest log now that you can use to, I'll show you it, to track stuff. I've not got anything at the minute, but as I'm going through the hub, I can talk to characters and they'll give me like a bit of a wacky quest to do. Will there be side quests inside single stage, different side quests? So yeah, you'll pick up side quests in the hub. So you'll talk to a character and he'll give you a side quest, and then you can go into a level and you'll have to complete that level, but with a certain condition. Yeah, so you've got some really cool little quirky kind of mini game. Allora, molto interessante anche questa nuova rivelazione. In pratica la struttura complessiva del titolo è un po' cambiata. Ci sarà un hub centrale da cui potremo accedere ai singoli livelli, anche quello sarà un hub esplorabile, all'interno del quale si troveranno poi dei personaggi secondari che ci potranno dare delle side quest. Queste side quest ci chiederanno in certi casi di completare alcuni livelli della storia che magari abbiamo già affrontato, con qualche variazione su tema. Sicuramente una trovata interessante. Devo dire che più lo vedo, inizialmente il gioco a me non aveva particolarmente impressionato, l'avevo trovato un po' più spento rispetto alle precedenti iterazioni del franchise, ma più passa il tempo e più Little Big Planet 3 mi incuriosisce. Queste innovazioni mi sembrano interessanti per vivacizzare un po' la sorta. Ops! Come on, man. You designed it. Well, yeah, no. Queste innovazioni mi sembrano interessanti per vivacizzare la struttura del franchise. Devo dire che Sumo Digital sta facendo un buon lavoro. I was telling to our viewers that you guys are doing an impressive job to improve a lot and add content to the structure that we well know. Yeah. We're really trying to make it different. So you've still got your traditional LBP gameplay, so we don't want to kind of alienate people. But I think people like a bit more of a kind of involving structure. So you feel like you're unlocking cool stuff, you're kind of building up a nice collection and of power ups and whatnot. And we've added lots of elements of the second-to-second gameplay. Saw there, went down like a slide, which is using the layers. You've got these things called velociporters, which maintain your velocity, so it's very much like Portal kind of stuff. Of course, throughout the main story, you'll be able to play even with the other characters if you want to play solo. Yes, so we have levels that are specifically designed around the other characters as well. So, it's okay. After I've unlocked the character in this, I will then play the first Toggle level. In the story mode, and then Toggle will fight the boss, and you can also use Toggle in the hub to explore things. Can you change freely between the four characters? In the hub you can change between the character that you unlock and Sackboy once you unlock it. We have levels like the E3 level you saw where you can all play as different characters, but obviously that's just what we do in the story mode because it's playable from 1 to 4 players, so it needs to be playable in one player, be fun in one player as well as four players. But if you're a creator, you could make a level which involves you swapping between all four characters if you wanted to. Ok, ricordavo appunto che comunque sia, chi vorrà giocare la campagna da solo potrà farlo. Il titolo è ancora pensato per essere giocato in cooperativa fino a 4 giocatori, però anche gli utenti più solitari potranno divertirsi nel hub
di selezione dei livelli. Una volta sbloccati, gli altri personaggi potranno essere selezionati, ci saranno stage dedicati appositamente, specificatamente ai personaggi, a ognuno dei quattro personaggi, per aggiungere appunto un sacco di varietà al gameplay. Is this the end? This is my objective in this level. So these marbles, it's quite quirky, quite LBP, these marbles come together to restore Toggle. So you can unlock Toggle. Perfetto. Siamo arrivati alla fine dello stage. Vi abbiamo fatto vedere qualcosa di nuovo. Qui c'è sempre il sistema classico di LittleBigPlanet 3, che ti richiede appunto di completare il livello cercando di raccogliere tutti gli oggetti, ma anche senza perdere nessuna vita. Questo sbloccherà nuovi materiali che potranno essere usati nell'editor. These are all materials to be used in the level editor, right? Yeah, we still get prizes. You can use like materials and objects used in the level editor. Obviously costumes as well. Everyone likes kind of to dress costumes up. But now we've got costumes for all the characters, so you can get full Toggle costumes and Oddstock dinosaur costumes. Ok, quindi sì, materiali e costumi, anche costumi un po' particolari. La personalizzazione è sempre un elemento molto importante di LittleBigPlanet 3. Vi abbiamo fatto vedere qualcosa di nuovo, il titolo sembra veramente interessante. Sumo Digital ha lavorato alla grande riprendendo il concept di base di Media Molecule, ma espandendolo di molto sia a livello contenutistico che a livello concettuale. Noi ringraziamo Jonathan per essere stato qui con noi, ci vediamo con la prossima diretta. Fra qualche minuto vi facciamo vedere Ride. Thank you, Jonathan. Thank you.